In quel tempo Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti: è fuori di sé. Impossibile gestire la vita di Gesù. Continuamente cercato dalla folla, strattonato, schiacciato, violato nei suoi spazi di intimità. Oggi non ha neppure lo spazio fisico per sedersi a tavola e mangiare. Ed è dura la vita dei suoi discepoli, che oggi, sapendo questo, forse proprio per il fatto di non poter mangiare, decidono di andare a prenderlo esclamando fra loro: il maestro è fuori di sé. Un'affermazione forte: è fuori di sé. Come sono arrivati al punto di dire una cosa del genere a riguardo del loro maestro? Beh, i discepoli certamente avvertivano il pericolo e questo generava in loro tanta paura. A quei tempi non c'era il Covid, ma gli assembramenti non erano graditi. I romani mal sopportavano i sobillatori di folle che innescavano sommosse e i farisei erano sempre a caccia di predicatori eretici che confondevano la sana dottrina. Quindi meglio portar via Gesù prima di ritrovarsi nelle carceri romane. Però a pensarci bene rimane comunque duro quel giudizio: è fuori di sé. E mi rimane un dubbio: può essere stata causa solo la paura, oppure che Gesù li abbia scandalizzati per il suo modo di operare, così diverso da come loro lo immaginavano? Questa seconda tesi dello scandalo l'ho preso non da un libro di esegesi, ma da un film, perché imparo molto dai film. La regista è Alice Rockwacker. Il film si chiama Corpo Celeste. E concludo proprio col farvi ascoltare la sequenza in questione. Cosa vuol dire Eli, Eli, lema sabachthani? Eli, Eli. È un grido. È Gesù che urla. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Perché urla? Perché è arrabbiato. Tu come te lo immagini? Buono. Sorridente. Sì. Con gli occhi azzurri che ti vuole abbracciare. Sì. E invece è arrabbiato, furioso. È solo. Corre da un posto all'altro. E dovunque gli chiedono guarigioni, miracoli. E lui va, corre da tutti. Con intorno un gruppo di discepoli ignoranti, che non capiscono niente, che gli chiedono sempre spiegazioni, chiarimenti, non hanno un briciolo di immaginazione. E si scandalizzano. Leggi. I suoi, avendo saputo tali cose, andarono per pigliarlo, perché dicevano: egli è fuori di sé.